Buonasera, grazie di cuore da parte nostra, da parte di Merito nel cuore a tutti voi per essere presenti con noi stasera. Un saluto particolare alle forze dell'ordine, carabinieri, finanza, polizia e vigili urbani, alla stampa in toto per il prezioso servizio che quotidianamente offre a tutti noi. Grazie a voi tutti per il vostro sostegno e il vostro affetto. Grazie a chi ha collaborato dietro le quinte, a chi ha presentato la lista, l'avvocato Anna Battaglia, il geometra Peppe Nucera, tutto lo staff. Noi ne siamo onorati. Non so descrivere l'emozione che provo. Per questo sento semplicemente di dirvi di grazie. A tutti nessuno escluso. La squadra di Merito nel cuore, parto da loro, che sono, saranno tra poco al mio fianco, attorno a me, li chiamo. Bruni Maria. Crea Concetta Patrizia. Cutrupi Caterina, Cozzupoli Fabiana, Demetrio Domenica Carmela, Toscano Emma, Zappia Elenia, Mimmo Marcianò, Marrari Salvatore, Martino Domenico, Ninetto Meduri, Bruno Sergi, Strigo Paolo, Praticon Natale, Costarella Claudio e Rocco Di Pietro, la squadra di Merito nel cuore. Io vi voglio ringraziare. Alcuni di loro sono stati a fianco a me, a fianco di questo progetto sin dall'inizio, da 2 anni fa, altri da poco. Grazie a tutti quanti per aver creduto in questo progetto, grazie per quanto avete fatto e state facendo e farete e faremo assieme. Tutti utili, tutti indispensabili, tutti per il mutuo soccorso. Io risponderò personalmente e direttamente con il mio sangue dell'operato e della correttezza a 360 gradi di tutti i componenti di questa squadra di cui ne vado fiero e di cui ne sono orgoglioso. Sin dalle prime uscite si diceva, dicevo e dicevamo, si cresce e cresciamo sempre di più. Stasera la squadra del Merito nel cuore si presenta al completo, non solo per farsi conoscere, ma si presenta con l'obiettivo non semplicemente di partecipare alla competizione del 31 maggio, ma lo fa con due convinzioni. La prima è quella di vincere le elezioni e la seconda è quella di riuscire in breve termine a traghettare Merito, la nostra Merito, fuori da quel pantano dove è stata intruppata. Fuori da quel pantano che Merito non merita assolutamente, perché Merito merita ben altro. Ed è in altri lidi, non in questa lista, che vanno cercate le responsabilità di quello che è successo. Certo, anche noi, anche voi tutti, abbiamo delle responsabilità, ma non con uguale percentuale in ugual misura degli altri. Noi vi ringraziamo ancora una volta per la vostra presenza, per la vostra attenzione, per l'attenzione che avete ritenuto di presentare alle nostre iniziative e alla nostra lista, ma vi ringrazio ancora di più per il sostegno che ci darete il 31 maggio. Stasera
11 maggio, 20 giorni esatti alle elezioni, Melito nel cuore si presenta a voi presenti, alla cittadinanza, ai partiti politici, a quelli che ci sono e a quelli che non ci sono, a quelli che sono assenti, a quelli che hanno sentito poco o a quelli che sono stati sordi del tutto. Si presenta alle associazioni, alla Chiesa, sì, alla Chiesa Super Partes, alla Chiesa, contrariamente a quanto dicono altri, che non ha spinto nessuno a candidarsi al sindaco. Insomma, ci presentiamo a tutti voi, ma in modo particolare ci rivolgiamo alle famiglie, sì, perché è sul modello famiglia che Melito nel cuore intende far ruotare il programma, quel programma scritto col cuore. E col cuore intendiamo immediatamente rilanciare la Melito, la nostra Melito. Noi di Melito nel cuore siamo un movimento civico-politico che non rappresenta né incarna né incarnato mai colori politici, spaziando da destra a sinistra, da centrodestra a centrosinistra. Non abbiamo casacche, come qualcuno può far credere, né bavagli. Lo facciamo da uomini e donne liberi. Ma lo facciamo soprattutto rispettosi ed amici di tutti quelli che vogliono il bene del paese, ma lo facciamo senza essere subalterni e servi di nessuno. Perché nasce Melito nel cuore? È semplice spiegarlo. Nasce perché assieme abbiamo deciso di scendere in campo e mettere la nostra faccia, candidandoci alle prossime elezioni comunali del 31 maggio per essere al tempo stesso protagonisti ed attori vincenti. Abbiamo deciso di mettere la nostra faccia per guidare questa nostra cittadina dopo aver vinto le elezioni e condurla agli antichi splendori, a quello che Melito merita veramente. Certo, prima lo dobbiamo vincere, ma chi parte con il piede giusto e ha la spinta che abbiamo noi, e noi abbiamo quello che tra poco vi dico, noi abbiamo voi che siete la nostra forza e, credetemi, a tre quarti dell'opera. Il quarto lo faremo assieme il 31 maggio. Adesso è giusto che io, Peppe Meduri, Peppe Brunella, così mi chiamano i colleghi della squadra di calcio, io che mi sento onorato, orgoglioso, fiero di essere la cornice, sì, la cornice di questa meravigliosa squadra, vi presenti ad uno e vi faccia conoscere brevissimamente gli attori protagonisti, coloro che hanno messo a fianco alla mia la loro faccia e di cui io sono pronto a rispondere personalmente in ogni luogo e in ogni dove, ma prima di farlo vi voglio ricordare che stavolta noi siamo squadra, non ci presentiamo come in passato, non ripetiamo gli errori che abbiamo fatto in passato, siamo tutti assieme perché abbiamo imparato e subito la lezione e abbiamo subito quello che tutta la cittadinanza di Melito, nessuna esclusa, ha subito. Signori, io inizio da Maria Bruni. Maria Bruni, diventata mamma per la seconda volta a Pasqua. A lei un abbraccio particolare per partecipare, per il mio tramite, l'augurio di tutti voi come neomamma per la seconda volta. Lei non è stata chiamata casualmente per prima, anche se per prima viene riportato nell'elenco della nostra presentazione come donna. Lei, signori, con orgoglio vi dico che è stata la prima a sposare il nostro progetto,
L'ha sposato senza se e senza ma, senza chiedersi il perché. L'ha sposata sapendo che è un progetto vincente. Io te ne sono grato, Maria, grazie. Caterina Cutrupi, detta Katia. Lei ha lavorato quando si è diplomata, da 19 anni. Chi ha lavorato, e sono tanti al suo fianco, mi hanno detto che è insostituibile nel lavoro. Chissà perché. Chissà perché è con noi. E qualcuno mi dice che Maria è così brava anche in cucina. Però io sono come San Tommaso. Quest'ultima parte la vorrei verificare di persona. Siete tutti invitati. Grazie. Marrari Salvatore. Geometra, impegnato nell'edilizia, nell'impiantistica. Lui ha una forte motivazione per scendere in politica, per spendersi, per fare quello che sa fare, per essere vicino alla gente, per cercare di creare un futuro a chi all'età di Rebecca, sua figlia, ha 2 anni. Grazie Salvatore. Cuzzupoli Fabiana. Non va bene, l'applauso, fermatevi, l'applauso deve essere il più forte, perché Fabiana è la più giovane candidata dalle tre liste. Io ricordo quando gli ho proposto di sposare il nostro progetto. Lei ha detto: sono disorientata ma sono onorata. Lo siamo tutti noi di avere Fabiana come giovane candidata. Di lei ne sentirete parlare. È un impegno, non una promessa. Grazie Fabiana. Adesso vi presento 2 in un colpo. Rocco Di Pietro e Ninetto Meduri. Io ho difficoltà a distinguere qual è la ciliegina e quella alla candelina che loro due hanno messo sulla nostra torta, sulla torta di Melito nel cuore. Per loro non ho trovato parole. Non ci sono parole da spendere. Entrambi starebbero bene al mio posto. Grazie Rocco, grazie Ninetto. Paolo Scrivo. Classe 90, è il più giovane tra i maschi, tra noi. Operaio. Lui è mio fratello, nel senso che proviene così, ha detto suo papà, dalla gavetta come me. Qualsiasi cosa io volessi aggiungere sarebbe riduttivo. Impegnato nel sociale, è uno dei soggetti trainanti del Comitato Lacco. Una sola cosa, beata chi se lo sposa. Zappi e Linea. L'amica dal cuore immenso, sempre disponibile, sempre presente, la persona giusta al posto giusto. Lei cucina anche bene, l'ho sperimentato, credetemi. Lillo Praticò. Mi devo correggere, forse è conosciuto come Lalla. Naturalmente non solo per gli amici. Il suo impegno nel Rione Marina è innegabile.
La sagra del pesce è una delle sue chicche, ma non solo. Chicco e Lillo Lalla è stato veramente, e lo è, un grande amico. Ci accomuna il senso della famiglia. Ha una grande famiglia Lillo. È creduto e ha creduto assieme alla famiglia, sin dal primo momento, sin dalla nascita di questo movimento, a questo nostro grande progetto. Grazie a te e alla tua famiglia Lillo. Bruno Sergi. Con Bruno abbiamo fatto le prime partitelle al pallone quando si faceva la scuola media. Il dottore di tutti, l'amico di tutti, al servizio di tutti, sempre disponibile, affettuoso, premuroso. Credetemi, mi è veramente, e non è retorica, non è falsità, difficile descrivere le doti umane di un grande e caro amico. Grazie Bruno. Toscano Emma, il simbolo della grande famiglia, in tutte le iniziative trascina con sé l'affetto, la stima di cui tutti noi, nessuno escluso, ha sempre bisogno. Emma, alzate un po' la mano i parenti di Emma, grazie. C'è anche la bambina, la piccina. Naturalmente c'è il marito, non manca nessuno. Grazie. Signori, c'è anche Mimmo Marcianò. A lui lo voglio, diciamo, descrivere richiamando un vecchio proverbio dialettale. L'uomo da parola è un po' di corna. È proprio il caso di dirlo. Con Mimmo abbiamo sposato, abbiamo ideato questo progetto tanto tempo fa. Con Mimmo, diciamo, abbiamo suggellato un'alleanza politica. Lui è il segretario del Centro Democratico. Ha sempre detto che non c'è alleanza, non c'è percorso, non c'è progetto se non si sposa merito nel cuore. Tutti mi chiedevano: ma Mimmo con chi sta? Ma Mimmo con chi si allea? Io ero certo e sicuro, perché con Mimmo c'era stata quella stretta di mano e non poteva venire meno. Non è venuta meno, perché Mimmo è prima di tutto, senza offesa per nessuno, una persona seria, e proviene da una famiglia seria, come e non meno di tutti i candidati, ma una storia, e non poteva essere da nessun'altra parte, doveva essere per forza con noi. Ci siamo stretti la mano, con comune sentire, a chi erroneamente lo etichetta come l'ape che va volando di fuori in fuori, così mi ha detto qualcuno. Sì, può essere l'ape, ma è l'ape regina Mimmo. Signori, Mimmo Martino. Io ho ringraziato tutti, però non mi stancherò mai di ringraziare Mimmo. Perché lui è l'uomo della squadra, e per la squadra lo è sempre stato, indipendentemente dal ruolo che oggi si è ritagliato e ricopre. Lui dal primo momento, così come in verità anche Paolo Infortuna, che stasera non lo so se c'è, ma colgo l'occasione per salutarla e ringraziarla, lui come lei, Mimmo come Paola, hanno sposato il nostro progetto dicendo: non ha importanza il ruolo, titolare, panchina, racchetta palle. Mimmo è e sarà sempre il pilastro portante per la squadra di merito nel cuore.
perché lo merita. L'ha conquistato nel campo e con i fatti. Grazie per la tua immensa disponibilità, Mimmo, e per la tua serietà. Costarella Claudio, il Pacioccone, meglio conosciuto. Per lui sarò brevissimo. Vale quanto i suoi gelati. Nel senso buono, naturalmente, perché vale molto di più di un semplice gelato. Se non ci credete, andate a assaggiarli. Sarete soddisfatti o rimborsati. Per il resto è una mia scommessa, e non scommetto sapendo di perdere, scommetto solo perché so di vincere. Grazie Claudio. Avremmo finito, pensate voi? No, volutamente ho lasciato per ultima Patrizia Crea. Con lei il matrimonio politico è nato il 6 aprile 2014, al compleanno di Antonella, la sua compagna di squadra. Dovevano disputare da lì a qualche giorno la finale per salire in Serie A. Patrizia ha conquistato da capitano la Serie A nel calcio che conta, nel calcio femminile a 5. Quella sera, con una stretta di mano, con un abbraccio, con un brindisi, abbiamo suggellato un patto di ferro. Qualcuno ha cercato di minarlo, qualcuno che non è con noi, sta dall'altra parte naturalmente, non poteva stare con noi. Ha fatto di tutto per far saltare questo patto di ferro, non sapendo che però il patto era tra galantuomini. Lo era perché noi lo siamo. Patrizia mi ha dato la sua parola e non ho mai avuto dubbi. Sapete perché? Perché lo diceva il buonanime di nonno materno. Ti raccomando, parole in re. Quella di Patrizia è stata la parola della regina e per me lo rimarrà per sempre. Grazie. Sì. Naturalmente qualche pecca la faccio pure io. Allora, ho saltato Carmen di agenzia di viaggi. Vabbè, forse perché arriva, dice, sempre l'ultima, ma forse vuole attirare più attenzione arrivando per ultima. Allora, di Carmen brevissimamente vi dico una cosa: la conosco da tanti anni, ci lega una forte amicizia. Ci sono poche persone nella vita che sanno quello che vogliono e sanno come ottenerlo. Lei è una di queste. Grazie Carmen. Signori, la squadra al completo, la squadra con l'età media più giovane. Abbiamo la più giovane candidata in assoluto. Altri che puntavano all'over 40 hanno fallito, hanno già perso in partenza la loro scommessa. Eppur ci riconoscono anche come squadra più giovane, tanta esperienza, salvo poi immediatamente e un attimo dopo sconfessarsi per diversa bocca. Ma la squadra affiatata, come dicono, hanno perso il bue, cercano le corna. Io sono un appassionato di pallone. Io, credetemi,
non cambierei, non venderei, calcisticamente parlando, uno solo dei componenti della mia squadra, della squadra di cui sono onorato, della squadra di cui sono fiero, per tutte e due le squadre avversarie. Nasce Melodino il cuore. Nasce perché siamo convinti che bisogna fare le cose a piccoli passi e partendo dal nostro comune, ma non dal comune di merito, dal nostro comune sentire, dalla forza delle nostre idee e delle nostre capacità, mettendo il nostro cuore che forse, diciamo pure forse, il condizionale per noi è d'obbligo, non è il meglio in assoluto che si possa trovare in circolazione, ma con presunzione diciamo che almeno è alla pari e non inferiore a quello di nessun altro. Noi non siamo, come dice qualcuno, il meno peggio, noi siamo il meglio. Noi non dispensiamo lezioni di moralità, di etica. Noi intendiamo continuare a volare alto, ad essere aquile, almeno ci proviamo. Noi continuiamo a mantenere un basso profilo, vogliamo essere ed avere avversari amici, avversari con cui aggredire e risolvere le problematiche che attanagliano merito, avversari con cui sviscerare per il bene comune tutte le problematiche, non sono poche, che stanno nella casa comunale. Vista la continua assenza dei partiti, di ogni iniziativa politica, il nostro gruppo, il gruppo di merito nel cuore unito ed accomunato dai tradizionali valori della cultura cattolica, proveniente da esperienze umane, sociali e politiche diversificate, ha deciso di scendere in campo per impegnarsi in prima persona nella realizzazione di un progetto politico che esuli da logiche di appartenenza partitica e che miri invece al raggiungimento delle condizioni per un paese semplice e piacevole in cui vivere, ricco di servizi, di opportunità, di sviluppo, ponendosi come obiettivo il ripristino dell'autonomia politica amministrativa e il risanamento o rilancio dell'ente. La crisi congiunturale economica e finanziaria, l'indebolimento e rivitalizzarsi dei principi, valori morali e sociali, il fallimento politico culminato nel terzo, di casi terzo, scioglimento comunale, impongono e necessitano una riflessione seria, dove tutti i cittadini a vari livelli sono chiamati a scegliere con responsabilità al fine di acconsentire una svolta reale che nasca dalla consapevolezza che quello che è accaduto non debba più accadere. Lavorare per il ripristino definitivo dell'autonomia politica amministrativa di cui la nostra merito è stata privata è il primo obiettivo che si sta concretizzando da qua a 20 giorni con l'elezione. A merito la politica ha fatto un tonfo e lo Stato ha deliberato per ben 3 volte che la collettività dei meritesi, che noi tutti non eravamo in grado di autogovernarci e ha sostituito gli organi eletti dal popolo con i funzionari statali. Questo non dovrà mai più avvenire ed in primo luogo sarà assolutamente indispensabile dare vita anche in una fase successiva dopo le elezioni, ad un confronto costruttivo con tutte le altre liste che affronteranno la competizione elettorale prossima e con tutti coloro che hanno a cuore però le sorti di merito del prossimo futuro della nostra bella ma non ridente cittadina. Noi candidati della lista Merito nel Cuore vogliamo impegnarci nel tentativo di dare una speranza per un futuro migliore ai nostri figli, una speranza al nostro Paese, convinti che solo con il rispetto della legalità, la trasparenza amministrativa, l'attenzione verso i deboli, la valorizzazione delle nostre bellezze naturali, il nostro territorio potrà riacquistare, come deve,
il fascino di un tempo, divenendo il fulcro dell'intera area greganica nella costituenda città metropolitana. Intendiamo rafforzare il processo di risanamento dell'ente continuando il percorso intrapreso dalla Commissione straordinaria ed avvicinando una fase di sviluppo attraverso il coinvolgimento di tutti gli elettori, di tutte le forze sociali presenti sul territorio, nessuno escluso, puntando esclusivamente sul modello famiglia e mettendoci in ogni azione quotidiana il nostro cuore. Il comune dovrà essere e sarà la casa di tutti, la grande famiglia. Il nostro programma, guardate, non è il libro dei sogni, un programma semplice, breve e conciso per chi ha avuto modo di leggerlo, pratico e concreto. La pratica fa maestro. Un programma però aperto, in continuo aggiornamento, in continua evoluzione. Noi pensiamo ad un paese che cammina su due gambe, turismo e agricoltura, il tutto condito con i crismi della trasparenza e della legalità. Ci hanno attaccato su questo punto del programma. Il futuro per noi sono i nostri figli. La legalità, signori, è l'unica condizione per progredire, per guardare con serenità al nostro futuro. La legalità, dunque, non è il punto del nostro programma, bensì il cemento con cui è costituita e costruita la nostra politica, il nostro modo di agire, il nostro modo di fare, il nostro essere. Si punterà alla formazione e alla sensibilizzazione dei nostri ragazzi bambini, si combatterà ogni forma di corruzione e di infiltrazione del crimine organizzato, obiettivo uno per noi, mai più commissioni a merito. Obiettivo 2, merito non può e non deve essere solo un paese di 'ndrangheta. La legalità non va interpretata, così ha detto qualcuno ieri. Questo noi lo lasciamo fare ai principi del foro. I servizi essenziali devono essere garantiti quotidianamente: acqua, luce, pulizia, pubblica illuminazione. Abbiamo già detto e non ci ripetiamo per queste cose. Fatti e non parole. Per noi sarà semplice, sappiamo dove e come mettere le mani, dove e quando toccare, sempre con quel famoso modello famiglia. Noi il giorno 2, il giorno dopo che vinceremo le elezioni, dopo la proclamazione, chiuderemo le saracinesche del comune, le chiuderemo con la mano sinistra, contestualmente con quella destra le riapriamo. Il comune verrà trasformato in azienda famiglia. Lavori mangi, non lavori non mangi. Lavori, mangi per quanto lavori. Non lavori, inizia a grattarti la testa. Mi sembra che è giusto che debba essere così. Per questo, per queste problematiche, quelle spicciole, la pulizia dei cigli stradali, le cunette, i sottopassi, le scuole. Io vi invito ad andare a fare un giro per i cortili delle nostre scuole, degli asili, i cimiteri, ci arrivo, qualcuno me lo suggerisce. Non ho trascurato nulla, ci ho lavorato. Non ci sfuggeranno poche cose. Faremo sinergia con gli operai del consorzio di bonifica. Sì, gli operai. I commissari non ne hanno voluti 7 al costo solo del gasolio per movimentare i 2 mezzi meccanici che loro portavano con sé. Non hanno inteso portare al comune il modello famiglia, noi lo faremo perché avremo risultati a costo irrisorio. I tributi, giovedì prossimo sarà una data importante per Merito.
I commissari, i tre commissari prefettizi, approveranno il prossimo bilancio. Io ho cercato di attingere qualche informazione. Non è trapelato nulla. Non sappiamo se confermeranno o meno le aliquote, se le abbasseranno, se le alzeranno. Sappiamo soltanto che non arriverà il dissesto, e di questo li ringraziamo anche. Noi a più riprese abbiamo a testa alta e a voce alta chiesto l'abbassamento delle tasse. Abbiamo sempre detto e sostenuto, ma è la verità, non diciamo falsità o bugie, che molta gente non arriva a fine mese, che molta gente non riesce a sopportare questa pressione fiscale. Aspettiamo e sicuramente ci determineremo dopo. La città metropolitana. Attorno alla città metropolitana gira il mondo, signori. Gira il mondo della viabilità, dei trasporti, girano i finanziamenti. E qua bisogna saper mettere in pratica l'arte della politica, quella positiva per intenderci. E quindi non possiamo e non dobbiamo dare questa pesante delega in mano ad una delle altre due liste. Questo, tranquilli, non succederà. È troppo pesante per loro, non la reggerebbero. I trasporti, Merito Reggio, Reggio Aeroporto, notizie dell'ultima ora dicono che Ryanair dovrebbe attuare tra breve nuovi voli per il centro-nord dell'Italia, qualcuno anche internazionale. Attenzione, presteremo anche per la stazione di Annà. Immaginate i ragazzi, la metropolitana di superficie, i ragazzi che vogliono andare a mare devono scendere a Merito e poi andare a piedi a Annà. Basta fare sinergia, forse basta una semplice richiesta, basta che uno, non un assessore o il sindaco, basta solo che uno dei consiglieri sappia arrivare nella stanza giusta e interloquire con la giusta persona per attivare la fermata ad Annà. E così magari si evita anche un po' di caos al centro. Migliorare la viabilità al centro è un nostro obiettivo. Calare le carte giuste al momento giusto. Noi, qualcuna in tempi forse non molto recenti, l'abbiamo calata. Io voglio ricordare a tutti quanti che quando ero assessore ai lavori pubblici con Mario Tripodi, il comune di Merito è riuscito a prendere e ad ottenere su un totale di 29 miliardi da distribuire per tutta la provincia di Reggio Calabria, 96 comuni, noi siamo riusciti ad ottenere ben 12 e mezzo. Per me Mario Tripodi è stato la linea guida. La provincia, ha detto Raffa, che spenderà 56 milioni per lavori pubblici, il 75% strade e scuole. Noi, con presunzione, qua qualche carta in più degli altri ce l'abbiamo. E sappiamo sia spenderla che giocarcela. L'ospedale, i servizi alla persona. Voglio farvi una domanda, anche se so già la risposta. C'è qualcuno di voi che domani mattina, convinto, se non costretto, per un fatto emergenziale sarebbe disponibile o farebbe un semplice intervento di routine, di appendicite, per l'amor di Dio, senza nulla togliere alle nostre professionalità? Presenti e passati. Chi riesce a dirmi quando è partito il declino dell'ospedale di Merito? Forse da 30 anni. Priorità per noi è arrestare il declino della continua spoliazione di servizi e vari, preservare al meglio l'esistente e poi pensare in una fase successiva al potenziamento. Come? Noi non abbiamo la formula magica. Contiamo sì sulle nostre forze, ma contiamo sulle nostre professionalità, sulle professionalità che non mancano all'interno della nostra lista, ma siamo pronti ad accogliere il contributo e a contare sull'aiuto di tutti, perché la sanità e la salute
non sono prerogativa o esclusiva di alcuno, di nessun partito politico che sia. Il diritto alla salute è sacrosanto e viene prima di ogni cosa. Noi non dispensiamo lezioni sulla sanità o per la sanità, ma non intendiamo neanche subirle da qualche giovanotto della medicina che si vuole ergere a paladino dell'ospedale. O peggio ancora, paladino della legalità e della moralità o della trasparenza. Una cosa è la partita di pallone, altro è il diritto alla salute, altro ancora è la politica. Noi abbiamo pensato che magari il comune, come segnale assieme agli altri comuni dell'area grecanica, potrebbe comprare magari un'ambulanza. Noi sappiamo che c'è una sola ambulanza per il servizio. Pensate un attimino, una chiamata in un comune lontano, Roccaforte, tanto per intenderci, e un incidente stradale a Melito, a Bova, a Saline. Speriamo che questo non accada mai. Come si potrebbe azionare qualche servizio in più? Noi ci permettiamo di dire che forse va evitato qualche spreco in più. Sicuramente qualche candidato a sindaco delle altre liste non sarà d'accordo, ma noi l'indirizzo che diamo ai nostri dirigenti regionali è quello di ridurre gli sprechi, di tagliare gli affitti magari, perché a Melito lo sappiamo tutti quante ce ne stanno e sappiamo pure quanti soldi stiamo pagando. Noi li hanno pagati i nostri nonni e li pagheranno i nostri figli, e noi chiediamo questa riduzione per i nostri figli. Forse è poca cosa il sostegno alle persone in difficoltà, l'assistenza domiciliare, quant'altro. Anche queste non sono prerogative esclusive di nessuno, anche queste non hanno colore politico. Noi faremo quello che possiamo fare, il nostro impegno non mancherà, tranquilli. Dice qualcuno che abbiamo scritto poco. Preferiamo i fatti alle parole. Bene, si poteva scrivere tanto anche sull'assegnazione secondo graduatore degli alloggi popolari o del relativo riscatto a chi ha maturato i requisiti. Sono cose che noi faremo senza se e senza ma, e le faremo così come abbiamo invitato i commissari a farle e non l'hanno fatte. Noi le faremo velocissimamente. I giovani per noi, i ragazzi, i bambini, sono una risorsa, sono la speranza di un futuro migliore, così come lo sono i meno giovani, che sono un patrimonio da cui attingere. La loro saggezza, la loro esperienza saranno e sono sempre la luce che guida il nostro fare in politica. Ambiente ed energia. Due parole: no al carbone. Qua chiunque avrebbe potuto scrivere non una ma 100 pagine. Noi la pensiamo così e non l'abbiamo colorata. Noi non chiediamo che altri, marino in testa, ci spiegano i motivi del loro sì, passato, presente che sia. Noi siamo certi e convinti del nostro no, e niente e nessuno ci farà cambiare idea. Andremo semplicemente avanti con il nostro no, un no di cui siamo orgogliosi. Non è più tollerabile che Melito viva nel caos totale. Parliamo dei rifiuti, differenziata porta a porta e integrale. Anche questa è senza se e senza ma. Porta a porta senza aggiungere altro. I rifiuti devono e possono diventare una risorsa, lo devono. Ma il nostro occhio, badate bene, non si è fermato, non si ferma a dare l'indirizzo.
è partita la gara d'appalto. Da qua a breve dovrebbe partire, speriamo, anche il servizio. Vediamo come intervenire, se lo possiamo migliorare, come educare la gente, come sanzionarla, perché chi sbaglia non deve, deve imparare, non deve ripetere l'errore. Noi in passato abbiamo più volte manifestato i nostri dubbi, i nostri disappunti, con mozioni, con interpellanze, lo abbiamo fatto a più riprese per tanti anni, con nessuno al nostro fianco. Altri che oggi pontificano, magari mentre noi gridavamo, mentre noi studiavamo, mentre noi scrivevamo quelle nostre emozioni, signori, si guardavano i cartoni animati. Allora, non è poco e non è offensivo se io li invito a passare al telegiornale. Abbiamo attenzione per la bonifica delle vecchie discariche, di questo diamo atto, ringraziamo per quello che hanno fatto nel recente autunno la Commissione straordinaria per la discarica Chianca, altri forse non lo sanno e non sanno neanche che esiste. Combatteremo aspramente ogni forma di inquinamento, specialmente quello delle nostre fiumare e del nostro mare. Signori, noi inviteremo ad avere più attenzione sia il Corpo Forestale che i Vigili Urbani, chiederemo a loro il conto, chiederemo il conto sui continui roghi di gomme e quant'altro che rimangono sempre impuniti e che si verificano a pochi centimetri, non a pochi metri, dalla sede dei Vigili Urbani che ospita anche la Forestale. Non me ne vogliano, però noi questo lo pretendiamo, lo dobbiamo pretendere. Noi, signori, non è una promessa, è un solenne impegno. 8 giorni dopo la vittoria delle elezioni comunali riapriremo la villa comunale con un minimo di benzina per il tagliaerba e laccio per il tagliaerba. Poi dovremmo smaltire l'erba e qualche ramo. Lo faremo a costo quasi zero, con i nostri dipendenti e con gli operai del consorzio di bonifica, come anzidetto. E subito dopo emetteremo un bando per l'affidamento della villa comunale. 2 piccioni con una fava. Sistemeremo una famiglia, perché una famiglia a cui viene data la possibilità di mettere un coschetto dentro la villa, vendere qualche gelato, qualche bottiglia d'acqua, la pizzetta, la patatina, eccetera, ci garantisce poi la manutenzione. Quindi non abbiamo spese di manutenzione, togliamo una famiglia dalla strada, gli diamo lavoro e abbiamo soprattutto la villa fruibile per i nostri bambini. Non è possibile, e ricondanniamo il vile gesto della vandalizzazione dei bagni, ci sono le telecamere, sono stati rotti tutti i servizi, ma se c'è il custode lo sa il giorno stesso che l'evento si verifica, quindi è facile attenzionare chi è entrato con le telecamere e è facile punire e colpire chi questi gesti non li deve fare, perché non sono persone, sono delle bestie. Sport e turismo. Lo sport, come la scuola, sono e saranno i pilastri portanti della formazione dei nostri giovani, del nostro futuro. Il palazzetto dello sport, noi sappiamo cosa fare e non parliamo perché è vergognoso parlare di adeguamento strutturale. Chi del mestiere può capire meglio e molto meglio di quanti non sono addetti ai lavori. La ristrutturazione con l'adeguamento è inaccettabile, è impensabile per la somma che richiede come investimento.
si spenderebbe di meno radendolo al suolo e facendone uno nuovo. E noi lo faremo il palazzetto. Lo faremo per dare la possibilità alle ragazze del calcio a 5 di giocare a merito, nella loro merito, e non a Reggio pagando oltre 15.000 euro l'anno per il nolo del campo. Lo facciamo come atto dovuto e doveroso. Il campo Saverio Spinella, chiaramente va pensata una manutenzione straordinaria e urgente, altrimenti va pensato ad altro, a una seconda convenzione, ma questa con un buon pastore, perché tra un anno potranno pascolare le pecore o le capre. Anche là va pensato all'assegnazione in gestione onerosa a una società sportiva. Noi con le società e in collaborazione con le varie associazioni sportive presenti sul territorio, a cui va il nostro applauso per l'opera meritoria che svolgono, che hanno svolto e che svolgeranno sul nostro territorio, promuoveremo la partecipazione e la formazione e la diffusione di tutte le pratiche sportive con un occhio particolare, perché da noi non c'è, è una cosa grave, allo sport per i diversamente abili. Il mare e i lidi, le spiagge vanno attenzionate perché non sono solo fonte di svago, ma anche fonte di reddito. Il turismo, signori, muove dal mare, ma qui mi sento di lanciare un grido dell'allarme e di dissenso per come è stata gestita la pratica dei lidi. Siamo e saremo a fianco dei campeggiatori e stiamo dalla loro parte. Vanno aiutati in questo periodo di difficoltà generale. Non sarà facile. Noi assumeremo la guida del Comune di Melito perché ne siamo convinti. L'1 giugno non si potrà entrare sulla spiaggia, nidificano le tartarughe, quindi trovatemela voi una soluzione. Noi abbiamo cercato di stimolare, di punzecchiare, di obbligare tra virgolette i commissari, ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Quindi abbiamo avuto le mani legate, di questo ce ne facciamo una colpa. Il mare, la montagna, due caratteristiche peculiari del nostro territorio. Signori, io ero piccino, ricordo quando ho studiato costruzione marittima e porti all'università, si parlava del porto di Saline. Adesso ho avuto modo di vedere il porto di Roccella, la Rimini di Calabria. Allora del porto di Roccella non c'era traccia neanche sulla carta. Ma signori, qual è la differenza tra Melito e Roccella? A Roccella c'è anche la differenziata porta a porta che ha fatto cambiare il volto alla cittadina di Roccella. Ma Melito, consentitemi, con un punto di orgoglio e anche un po' di partigianeria, Melito ha qualcosa in più di Roccella, a pentidattilo, ai suoi prodotti tipici, a sua maestà il bergamotto. Voglio fare un inciso, così mi riaggancio ai tributi. Signori, se i commissari confermeranno le aliquote sui terreni agricoli, chi possiede un ettaro di bergamotto dovrà pagare 750 euro per ettaro ogni anno, e noi saremo costretti a subirle queste cose, anche da amministratori, perché non potremo fare niente per chi non riesce a pagare. Noi punzeccheremo i commissari, stiamo vedendo, io attendo una risposta, se noi potremo, non lo so se è tecnicamente fattibile, rideliberare e rivedere le aliquote. Se c'è la fattibilità, noi ridurremo tutte le spese e per ridurre le tasse, perché è giusto così. Noi sicuramente non spenderemo i 30.000 euro per la statua dell'emigrante, pagati a gennaio 2012 e di cui in atto non c'è traccia. Noi non siamo per il gemellaggio con un paese del Canada a spese della collettività.
Se qualcuno di noi ha la fortuna di andare in Canada, in Francia o in qualsiasi altro posto, lo farà e lo deve fare con i propri risparmi, con il proprio sudore. Il PSA, il piano strutturale comunale, noi signori avremmo gradito partecipare a qualche assemblea, poter dettare ai nostri commissari quelli che sono i nostri intendimenti, le nostre linee guida, il nostro modo di pensare, di vedere. Allora abbiamo suggerito all'amministrazione Costantino di individuare in un posto qualsiasi la cittadella dello sport e la cittadella anche turistica, perché pensiamo magari che a San Leo o nei pressi di Pentidattilo, nella valle di Pentidattilo, possa e debba pure sorgere la cittadella turistica. Poi il teatro, la cultura, l'organizzazione delle manifestazioni estive, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, i fondi comunitari, il lavoro. Sì, il lavoro. Io, il mio pensiero, come quello di tutti voi presenti, va ai tanti ragazzi che stanno facendo gli emigranti, sono tanti, che sì, hanno trovato lavoro, ma vengono privati di una cosa molto importante, dell'affetto familiare, e non c'è lavoro che possa gratificare o compensare la mancanza di quell'affetto. Non tutto si compra con i soldi. I cimiteri, allora, sul decoro dei cimiteri, che vi posso dire? Non è giusto, non è giusto che siano così sporchi, passatemi la parola. I cimiteri aperti, o meglio, non aperti, il giorno di San Giuseppe, festa del papà, chiusi la domenica alle 11, festa della mamma, chiusi il giorno di Natale perché Natale è mercoledì. Con noi, sin da subito, questo cambierà. E senza spese aggiuntive, anzi con un congruo risparmio, semplicemente aprendo e chiudendo il cimitero la mattina e la sera e mettendo due telecamere e un altoparlante. Poi la pulizia la faremo quando necessita e con più operai, non solo con il custode. Il nostro programma, come dicevo, è un programma aperto, aperto e migliorabile. Potrei citare tante altre cose da fare, però non vi voglio tediare e stancarvi. Chi lo vuole leggere in PDF, chiaramente non può essere modificato con quello, può essere modificato quello depositato agli atti come incombenza, come diciamo atto formale per essere ammessi alla competizione elettorale. Ma per noi anche quello che non c'è nel programma, se ci viene suggerito, e di questo ve ne saremo grati se arriveranno suggerimenti che vanno all'indirizzo e che vanno a migliorare quello di cui il Paese necessita. Quindi vi aspettiamo. Per integrare quanto da noi proposto, per quel giusto che forse noi abbiamo trascurato. Tutto questo è quello che voi ci suggerite, verrà aggiunto, ma verrà aggiunto solo se questo va nell'unica direttiva che noi abbiamo disegnato e intendiamo disegnare col nostro cuore, ovvero il bene collettivo. Oggi tutti noi, non solo noi della scuola, della squadra di Merito nel Cuore, abbiamo il dovere, ma anche l'obbligo, di spenderci per far ripartire e rialzare quella Merito che è inginocchiata, che è ferita nel suo orgoglio, umiliata e mortificata nella sua dignità, lontano dall'antico splendore di tanti anni fa, lontana dalle sue infinite potenzialità. Quali sono queste potenzialità? Ci ha chiesto qualcuno, a Merito non c'è niente. Sì, c'è tanto a Merito. Guardate il simbolo,
non è stato casuale, noi non lasciamo niente al caso. Bergamotto, pentidatto del mare. Sì, il mare. Io vi chiedo scusa, ho dimenticato di citare il sacrificio, la laboriosità dei tanti pescatori che arrivano alla maggiorità già consumati. Io ho veramente l'onore di avere tanti amici pescatori e non apprezzavo, anzi, quando andavo a comprare il pesce, sapete, dicevo, ma 20 euro, credetemi, dietro quel pesce ci sono tanti, ma tanti, tanti sacrifici. Grazie a tutti i pescatori per quello che fanno, così come un grazie va a tutti i contadini. Dicevo, quali sono queste potenzialità, dirà qualcuno. Il bergamotto, il mare, pentidattilo, la preziosità dell'ospedale. Signori, tutto quello che potrebbe girare attorno a queste quattro realtà, tanto per rispondere a chi dice che a merito non c'è nulla. Il problema è nel come noi saremo capaci di farle girare. Cosa vogliamo fare e cosa faremo noi di merito nel cuore e cosa vi chiediamo? Ho detto cosa vi chiediamo. Lo chiediamo a voce a testa alta. Non ho detto cosa vi promettiamo, perché noi non abbiamo fatto, non faremo e non facciamo mai promesse. Semmai da questa sera e da quando è nato il nostro movimento assumiamo e assumeremo solo impegni. Priorità, realtà e impegni vanno di pari passo. Tutto è prioritario. Tutto purtroppo è triste realtà in questo momento. Ogni cosa richiede il massimo sforzo e il massimo impegno. Andiamo per gradi. È ormai da 2 anni che siamo in gestione commissariale. Noi del Movimento Merito nel Cuore ci sentiamo di ringraziare la Commissione straordinaria per il prezioso lavoro svolto, a prescindere ma non come atto dovuto. Lo vogliamo fare non per fare una semplice sviolinata, ma perché ci sentiamo di condividere con la triade le loro estreme difficoltà nell'operato quotidiano. Immaginate a provare uno di voi a Padova, Novara, Caltanissette, in uno dei comuni di Avellino, della Campania, del Lazio, della Sardegna, della Sicilia. 2 giorni a settimana, tempi contingenti, senza conoscere nessuno, dovendo diffidare di tutti, essendo in un paese sciolto 3 volte per mafia. Ombre o buio totale in tutte le stanze. Con i componenti del Merito del Cuore che sollecitano la buca, l'acqua, la fogna, e la richiesta del finanziamento. E non solo quelli di Merito nel Cuore, i tanti cittadini che reclamano a sacrosanta ragione, tante energie che vengono sprecate e rubate e si disperdono, energie però che sono necessarie per affrontare e poter risolvere tante tematiche e tante problematiche. Con questo però non vogliamo dire e non diciamo che siamo contenti dell'operato dei commissari. Anzi, siamo convinti del contrario e straconvinti nel dire che loro non devono più ritornare a Merito. Mai più commissari a Merito. La nostra prima vittoria sarà questa. Il nostro primo risultato. Ma questo sì dipende da noi, ma non solo da noi. Dipende anche da voi tutti presenti, dagli amici che voi avete a casa, dai parenti che voi avete a casa. E qua noi iniziamo a richiedere, noi di Merito del Cuore chiediamo la vostra partecipazione, prima ancora del vostro sostegno. Perché la vostra partecipazione? Perché qualsiasi progetto, qualsiasi idea cammina sulla testa di chi lo propone. Se il progetto e l'idea è solo di Peppe Meduri o della squadra di Medio del Cuore, non arriverà alla ringhiera. Ma se questa idea e questo progetto è di tutti voi, di tutti noi presenti, arriverà molto lontano e sarà coronato di successo.
Questo vi chiediamo noi. Ritornando ai commissari, non ne abbiamo aspettato stasera per esternare il nostro disappunto nei loro confronti, nei confronti del loro operato, non mai a livello personale. Noi li abbiamo bocciati già nel dicembre 2013, noi li abbiamo punzeccati all'inizio, noi il nostro disappunto lo abbiamo fatto pubblicamente durante l'unica riunione pubblica che loro hanno fatto, e questo è un altro rimprovero che gli facciamo. Si sono chiuse nelle stanze, noi abbiamo chiesto che venissero fuori, non solo per prendere il caffè. Noi le cose le sappiamo dire in faccia, non le mandiamo a dire. Grazie a Dio noi non abbiamo bisogno di questo. Abbiamo alzato la voce, forse poco, forse molto, ma lo sappiamo, e lo sappiamo fare e lo abbiamo fatto. Elencare le cose che loro non hanno fatto e quelle che hanno fatto o quelle che bisogna fare non porta da nessuna parte. 20 giorni, signori, solo 20 giorni, e loro ci saluteranno. Anzi, ci hanno già salutato con le valigie in mano. Ritorneranno giovedì, come anzidetto, per l'approvazione del bilancio. Vanno via giovedì sera, venerdì mattina, poi ritorneranno il 21 per un appuntamento importante, la consegna per un bene confiscato alla mafia. E poi ritorneranno il 31 per le elezioni comunali. Le conclusioni, traetele voi. Non abbiamo bisogno di commissari che vengono una volta a settimana. Noi abbiamo bisogno di gente che sia presente dentro e fuori le stanze, giorno e notte H24, e noi lo saremo. Dicevo che ci hanno salutato, ci stanno salutando con le valigie in mano, con le valigie pronte. Con un buon o un cattivo ricordo di merito, beh, questo ce lo diranno loro. Ma noi, signori, quando loro dicono attenzione, siamo con due valigie in mano, una per partire e l'altra per ritornare. Questo noi, vi chiedo perdono, non ci fa arrabbiare, ci fa incazzare, ci fa imbufalire. La differenza tra l'una e l'altra è che alcune cose vanno dette in dialetto per essere capite meglio, e noi il dialetto lo sappiamo anche parlare. Certo è che loro hanno detto, e di questo gliene siamo riconoscenti, che Melito presenta delle risorse e delle bellezze naturali impareggiabili e invidiabili in tutte le parti del mondo. Almeno per questo dobbiamo essergli riconoscenti, li ringraziamo. Noi però dall'altra parte, dalla nostra parte, e credo di interpretare il sentimento di gran parte di voi, se non di tutti, con tutta la nostra voce vogliamo dire a loro e al mondo intero che Melito non è solo un paese di 'ndrangheta, che non è tutto 'ndrangheta, e diciamo pure che noi, a noi di Melito del cuore e a voi della 'ndrangheta non interessa nulla, anzi interessa zero, riporto zero. È tutta Melito che è in ginocchio, signori. Solo 16 permessi di costruire nel 2014, 5 nel 2015, siamo a maggio, uno al mese, 5 meno 1, c'è stata una sospensione dei lavori. Zero opere pubbliche consegnate in 2 anni e mezzo. Signori, una riflessione seria, forte e marcata va fatta, ma va fatta da parte di tutti. Noi intendiamo tenere la nostra barra dritta, a prescindere dalla politica, a prescindere dai commissari, a prescindere dall'andrangheta, a prescindere da qualsiasi cosa. Lo facciamo per natura, lo facciamo perché siamo così. E per essere più forti in questo momento e da questo momento chiediamo l'aiuto a tutti voi, nessuno escluso. Il messaggio deve essere forte per il vostro tramite e deve raggiungere le orecchie di tutti. Tutti abbiamo sbagliato, tutti,
ma tutti dobbiamo riconoscere i nostri errori e dobbiamo però fare tesoro di quella che è stata la nostra storia. Qualcuno nel commentare questo mio intervento, queste nostre parole, dirà stronzate, parole al vento, campagne elettorali, mera ricerca di consensi. Qualcuno domani, come in passato, dirà che non sa se piangere o ridere. Evidentemente non ha mai pianto veramente. Signori, noi un impegno solenne lo assumiamo. Queste persone con noi piangeranno, ma piangeranno lacrime amare. Noi di merito diciamo barra dritta e avanti tutta, con i crismi della legalità, dell'onestà, della correttezza che contraddistinguono e hanno sempre contraddistinto il nostro movimento, la nostra lista, le nostre famiglie e la loro storia. Noi diciamo che ci mettiamo la nostra faccia con umiltà, dignità, pazienza, spirito di sacrificio senza arroganza, né presunzione, siamo pronti a dialogare e a confrontarci con tutti. Lo chiediamo noi, non ce lo deve chiedere nessuno, il confronto. Noi non aspettiamo che altri ce lo chiedano, con tutti naturalmente, senza mai perdere di vista la strada però della legalità, della trasparenza e dell'onestà, che contraddistingue, ripeto, il movimento Medito nel cuore. Barra dritta e avanti tutta senza sterzate brusche. Noi intendiamo continuare nel solco tracciato dalla Commissione straordinaria, nel percorso della legalità, nel percorso della riduzione degli sprechi, ma al tempo stesso vogliamo annullare il distacco che loro come commissari hanno creato tra noi cittadini, tra voi cittadini e le istituzioni. Le istituzioni devono camminare di pari passo con la gente comune, con la gente come voi e come noi. Ogni singolo cittadino si deve sentire sindaco, assessore, consigliere, presidente del consiglio, prefetto, che si voglia dire. Ogni singolo cittadino deve sentire il comune come la propria casa. Ogni cittadino, varcando quel portone, deve sentirsi parte integrante di quella grande famiglia che noi intendiamo rappresentare. Sì, questo è il modello in cui noi contiamo puntare e puntiamo di portare all'interno delle stanze del comune. Noi vogliamo limitare e ridurre gli errori che altri, triade comprese, hanno fatto, assolutamente in buona fede, ma errori che hanno commesso. Noi non permetteremo mai, signori, di piantumare il bergamotto sul lungomare, la piccola fesseria, 40 piante di bergamotto. Signori, ma i commissari col bergamotto che competenza hanno? Mi diceva il dottore Giannelli, c'è vero, ingegnere, noi l'avremmo messo anche sulla sabbia o in mezzo all'acqua, perché qualcuno ci ha detto che là può stare, che là può essere messo. Allora qua va tagliata la testa a chi ha dato quell'indirizzo, non ai commissari. Il rimprovero deve essere mosso a chi ha firmato quell'atto. Ma potremmo anche ritornare sulla festa dell'albero, sugli alberelli che hanno messo nel piazzale del Fortino durante la festa dell'albero, portando 200 bambini, alberelli che poi non hanno avuto irrigazione e che il giorno dopo erano in preda alle pecorelle e alle caprette del campo nomadi. Allora, signori, noi diciamo che intendiamo percorrere quel solco da loro tracciato come commissari, anche se limitatamente alla parte della trasparenza e della legalità e della riduzione degli sprechi, ma quel solco noi intendiamo anche modificarlo, magari intendiamo forse farlo più profondo, più grosso, ad angolo retto, più curvo, non lo stesso. Con questo diciamo anche che noi non siamo filocommissari, per precisare, ed a scanso di equivoci, e non siamo quelli di un colpo al cerchio e uno alla botte. Noi siamo quelli che nel loro fare ci mettono il cuore, siamo quelli che siamo pronti a riconoscere i meriti degli altri e pronti a riconoscere i propri errori, così come siamo pronti a correggere gli errori degli altri e a minimizzarli.
Noi siamo quelli che a casa qualche risultato però anche con la commissione straordinaria le abbiamo portato. La partecipazione al bando dell'edilizia scolastica è un merito di merito nel cuore. Abbiamo richiesto un finanziamento di 800.000 euro, ringraziamo lo staff dell'ufficio tecnico, ma se non fosse stato per noi non avremmo partecipato, così come non abbiamo partecipato ai precedenti due bandi, perché non c'è traccia di richiesta di finanziamento nelle stanze del comune, non hanno intercettato nessun finanziamento, non hanno azionato nessuna leva che possa portare sviluppo, che possa portare lavoro, che possa portare dignità a chi ne ha bisogno. Noi azioneremo tutte le leve che potranno portare sviluppo e lavoro. Merito nel cuore e le priorità. Abbiamo assemblato, questa era la priorità prima della presentazione della lista. Oggi diciamo con orgoglio che abbiamo assemblato la migliore squadra che si poteva fare, con un doppio obiettivo, quello di vincere le elezioni e quello poi di guidare il Paese portandolo gradualmente dall'eccezionalità in cui vive alla straordinarietà e gradualmente anche all'ordinario, e per noi ordinario significa normalità, quella normalità che non c'è a merito in questo momento, quella normalità di cui merito ha bisogno, di cui tutti noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi, abbiamo bisogno, donne e uomini. Nella nostra barca, nell'assemblaggio della squadra, signori, non c'è stato e non ci sarà mai posto per tutti. Sicuramente non c'è stato posto per chi intendeva dispensare lezioni. Noi non accettiamo lezioni da chi non ce le può dare. Sulla nostra barca non c'è stato posto per chi richiedeva la poltrona. Tutto questo noi intendiamo farlo assieme a voi, intendiamo farlo in tanti per un semplice motivo, perché più saremo e meno errori ci saranno, e se questi errori ci saranno peseranno di meno, perché saranno fatte a più teste, perché noi assieme a voi ci metteremo sempre il cuore nelle cose che facciamo e che abbiamo fatto e che vogliamo fare in un prossimo futuro. Nessuno se lo deve scordare questo. Intendiamo aprire un dialogo continuo con tutti, privilegiando la gente comune, privilegiando il contadino, privilegiando il pescatore, il vecchietto e il pensionato per la loro saggezza e per la loro laboriosità. Non intendiamo escludere nessuno, e questo avverrà ora e dopo le elezioni. Tra 20 giorni si andrà alle urne per eleggere la nuova amministrazione. Per molti noi siamo già un problema, un nemico da abbattere a tutti i costi. Per altri ho già fatto la giunta. Non è così, signori. Non c'è bisogno che ve lo giuri. Non è assolutamente così. Io da solo non assumerò nessuna decisione, perché da solo non si va in nessun posto. Se io dovessi essere lasciato da solo, l'unica decisione che assumerò è quella di rassegnare le dimissioni. La nostra sensazione a 10 giorni dalla presentazione della lista è che stiamo dando fastidio, che si parla tanto di noi, ma questo è un buon segno, significa che siamo sulla strada giusta. Altrimenti nessuno ci calcolava, nessuno parlava di noi. Vorrei tranquillizzare un po' tutti, voi per grandi linee siete i nostri sostenitori, mi auguro che non solo per grandi linee, che lo siete in toto. E vorrei dare una risposta a qualcuno o interrogarlo, perché noi saremo un problema e non una risorsa? Perché forse siamo partiti da soli? Perché abbiamo trascurato i partiti? E di quale partito dovremmo parlare? Del PD o della lista Scopelliti? Dei pentastellini? Padella, Brace, queste cose le dico perché
giova a ripeterle, le ho dette, le devo ripetere. La verità, la santa verità, aspettiamo ancora che il segretario del PD del Comune di Merito, a cui ci ha rimandato quello provinciale e quello regionale, ci comunichi le sue decisioni, dopo aver sciolto le sue riserve, così mi ha detto nell'ultimo colloquio. Sono in riserva. Se qualcuno gli vuole fornire 10 euro, gli facciamo fare un po' di benzina. A lui diciamo, prenditi pure tutta l'estate, tanto il tempo c'è, c'è per te ma non per noi. Ma diciamo anche che è questione di stile. Nel momento in cui uno assume la decisione, qualsiasi essa sia, va anche comunicata per garbo, per rispetto. Noi la nostra attenzione, guardate, l'abbiamo dimostrata nei confronti di tutti, da Forza Italia al PD, alle associazioni, e mi duole registrare diciamo l'assenza di Merito Futura. Avremmo potuto e dovuto fare un percorso assieme, loro hanno mollato. Noi, dicevo, non altri, abbiamo dato attenzione a tutti. È chiaro, lo devo essere per tutti, però, partiti, associazioni, singoli professionisti, cittadini comuni, uomini e donne, giovani e vecchi. Stasera noi diciamo al mondo intero e con voce chiara e forte che noi siamo della partita, e diciamo ancora una volta che il nostro tavolo, il tavolo di Merito nel cuore, è aperto e a disposizione di chi vuole il bene di Merito. Ma noi saremo noi di Merito del cuore, a dettare le condizioni per poterci sedere assieme. Questa è condizione necessaria e sufficiente per poter dialogare e per poter trovare anche maggiori convergenze, almeno questo noi ce lo auguriamo. Tutti, nessuno escluso, sono stati invitati, anzi qualcuno, dopo aver dato la disponibilità e la conferma della presenza al tavolo, non ha più risposto al cellulare. Signori, noi abbiamo fatto quello che era doveroso fare, ovvero cancellare quel numero di telefono. Ci scusiamo con lo signori, ma non sappiamo attendere all'infinito. Noi siamo ancora oggi per un sereno confronto, ma solo con chi vuole ragionare e con chi si ragionare, e soprattutto con chi come noi è di sani principi, sani non soltanto a parole. La partita che si gioca è quella di Merito, del futuro dei nostri figli, non è la partita tra scapoli ammogliati. Quella la facevamo quando ero ragazzino al campo dell'Acco o al campetto di Brunella, a Natale, o meglio a Santo Stefano e a Pasquetta. Le carte con cui si gioca andranno nelle direzioni di Merito e del futuro di questa gloriosa cittadina, che noi vogliamo disegnare e lo stiamo disegnando col nostro cuore, e questo dà fastidio. Queste sono le nostre colpe. Semplice e chiaro il messaggio che lanciamo: noi non accettiamo che altri da lontano, dalle stanze chiuse o da dietro le quinte, tirano le fila e tentano di dettare le loro regole, magari imponendo tavolo, mazzo di carte e persone con cui giocare. Questo con belle parole o, consentitemi, con tante schifose promesse. Noi siamo sponsor di noi stessi ed artefici del nostro destino. Non lasciamo deleghe in bianco. Qualcuno voleva e avrebbe voluto vedere la nostra squadra sconquassata, ma è rimasto deluso. Siamo qua. Questo non lo consentiremo né ora né mai, onorevoli compresi. Tranquilli, tranquilli voi, tranquilli tutti. Ci siamo e siamo della partita, e non siamo soli. Abbiamo già tanto dentro le nostre casseforti. Abbiamo prima di tutto la nostra dignità e la dignità di voi e dei nostri amici che non sono presenti, e non è poca cosa. E quella, signori, non si acquista o si vende al miglior offerente o al supermercato.
E la cosa più importante è che ci saremo e saremo vincenti dopo il 31 di maggio e saremo sempre noi, sempre gli stessi e saremo sempre al fianco vostro. Io, e per dire nell'uscita di marzo, che noi ci siamo e siamo in corsa, e scusatemi un pizzico di presunzione, avevo detto che siamo mezzo passo avanti, oggi dico che siamo 3 passi avanti rispetto alle altre 2 liste. Potranno correre, ma non ci arriveranno. Stasera scrivetelo pure sui giornali, fatelo veicolare questo messaggio. Noi ci sentiamo già vincitori, perché convinti delle nostre forze, della nostra forza, non me ne voglia nessuno. Signori, vi chiedo perdono a voi altri componenti, ma noi con Ninetto Miduri e Rocco Di Pietro abbiamo aggiunto su quella torta che stavamo preparando da qualche anno la ciliegina e la candelina, quella torta che vi invitiamo a mangiare con noi. Lo faremo tutti assieme, io dietro voi tutti, non io per primo. Ai vostri, ai nostri alleati vogliamo per il momento, ai nostri avversari, chiedo scusa, vogliamo per il momento esternare un grazie sentito e li rassicuriamo con la certezza che il nostro tavolo, il tavolo della maggioranza, è aperto anche a loro e assieme a loro daremo le carte del mazzo senza barare e con pari dignità, perché noi lo sappiamo fare. Mettiamo tavolo e sede e carte a disposizione di chiunque voglia giocare e partecipare con noi per realizzare quello che il nostro e il vostro cuore desidera: una Melito vivibile, tranquilla, ma soprattutto una Melito senza etichetta di 'ndrangheta. Chiedo a voi tutti di far veicolare quanto più possibile questo messaggio ultimo. Cosa faremo da qui al giorno delle elezioni dopo la vittoria? Continueremo a incontrare voi tutti, associazioni sportive, teatrali, categorie di commercianti, artigiani, agricoltori, professionisti, medici, avvocati e quant'altro. A tutti chiederemo il contributo, il sangue, le loro idee, ascolteremo quello che hanno da dirci. Non chiederemo soldi, quello ha già pensato la triade, il governo, Tari, IMU, sui terreni agricoli, Tasi. A tal proposito, noi più volte avevamo chiesto tramite Maria Bruni la riduzione delle tasse, ma non abbiamo ottenuto nulla. Speriamo di poterlo fare già da subito, per il saldo, vediamo. Noi sicuramente lo faremo per il prossimo anno, questo è un impegno solenne, altrimenti noi, se non riusciamo ad abbassare le tasse, rassegneremo le dimissioni, perché guardando i numeri questo è fattibile. Noi non abbiamo nessuna presunzione, ma una sola certezza assoluta. Noi siamo pronti sempre al dialogo, al confronto, ma al tempo stesso diciamo chi è senza peccato scagli la prima pietra. Tutto quello che noi faremo lo faremo assieme a chi ha voglia di spendersi e a chi sa spendersi, e poi semmai non sbaglieremo solo noi di Melito nel cuore, sbaglieremo assieme a voi. Oggi diciamo con orgoglio che abbiamo assemblato al meglio la squadra, e per squadra non intendiamo il consigliere, l'assessore e il sindaco, per la squadra noi intendiamo il paese. Il paese che deve dare quanta più voce possibile a quel progetto che noi abbiamo disegnato con le mani e con il cuore. A tutti voi presenti e per il vostro tramite, a tutti coloro che non ci sono, vogliamo lanciare un appello: più siamo e più meno vulnerabili saremo, più siamo e più strada faremo.
Adesso ci avviamo alla conclusione, qualche minuto ancora, vi chiedo scusa, però è giusto e doveroso da parte mia, che ho l'onore di essere la cornice di questa meravigliosa e gloriosa squadra. Numeri e proiezione, tre liste, circa saranno 6.000, circa 6.000 voti, si dovrebbe vincere con 2.005, numeri che sono alla nostra portata, numeri che noi siamo già convinti di avere in cassaforte. Io non faccio nomi, però tre di noi alle ultime elezioni hanno ottenuto 1.085 voti di preferenza, tre soli di noi. Noi, signori, abbiamo una squadra. E per chi è amante del pallone come me, la nostra squadra, con presunzione, è paragonabile al Barcellona. Bravo. Non si offendano gli juventini, batteremo il Barcellona in finale di Champions. I numeri in politica, signori, sono la prima regola. Sono quelli che ti consentono di poter dire la tua, di poter assumere le decisioni. Senza i numeri puoi solo gridare, lottare, presentare mozioni che poi verranno respinte, come è successo a me. E noi abbiamo lottato e gridato per anni. Ora vogliamo essere noi a decidere, lo vogliamo fare convinti dei nostri mezzi e delle nostre capacità, lo vogliamo fare assieme a voi tutti. Ci rivolgiamo ora in chiusura anche a chi vuole partecipare a noi e con noi, con il proprio contributo di idee. Abbiamo detto assieme, e per assieme significa tutti coloro che nel progetto hanno creduto e ci credono e vogliono mettere la loro faccia, la loro esperienza, indipendentemente dal ruolo che ognuno di noi poi sa ritagliarsi. Certo è che tra le nostre priorità e nel nostro programma, signori, non rientrerà mai la banda musicale. Questo vi era nel programma dell'amministrazione Costantino nei primi 100 giorni. La priorità era la banda musicale. Noi di Mieledo nel cuore, però intendiamo anche suonare, ma assieme a tutti voi, una musica diversa. E per farlo dobbiamo iniziare assieme a suonare i nostri avversari. Quindi vi chiediamo di rimboccarvi assieme a noi le maniche. Due sole parole di attenzione verso i nostri avversari, non meritano di più. Noi intendiamo mantenere ancora oggi un profilo basso e corretto, ma non intendiamo subire lezioni di chi non ne può e non ne deve dare, perché non le sa dare. Al principino, signori, a colui che ha attaccato, che ci ha attaccato e attaccato da questo palco la lista di merito nel cuore, la nostra correttezza alle nostre famiglie, al principino del foro, avvocato Mario Siviglia, ci permettiamo di dare un piccolo consiglio, con un pizzico di presunzione, se questo lo sa accettare e lo vuole accettare, altrimenti faccia finta che noi non abbiamo detto nulla. E questo lo richiamo con un piccolo proverbio dialettale: bocca chiusa non trasono mosche. Non la prendere come offesa, è solo un suggerimento da parte di chi forse ha qualche anno e un po' di esperienza più di te, Mario. Hai tanti avversari e non diciamo e raccomandiamo, andiamoci piano con le lezioni di vita. Ognuno di noi ha una storia diversa. Noi della nostra storia, della storia delle nostre famiglie, siamo orgogliosi. La nostra storia è radicalmente diversa da quella degli altri. Questo ci teniamo a gridarlo e a sottolinearlo. Noi siamo gelosi e orgogliosi al tempo stesso. Noi siamo e saremo sempre disposti ad aprire i nostri armadi se qualcuno vorrebbe tentare di trovare là dentro qualche scheletro. Lo faccia pure, ma lo faccia con la consapevolezza che non troverà nulla.
e lo faccia con la consapevolezza che rimarrà deluso. Ma poi le regole devono valere per tutti, dove i nostri armadi andranno aperti anche i loro. Signori, noi sappiamo dove mettere le mani e forse sappiamo anche dove trovare gli scheletri. L'ultimo suggerimento per gli addetti ai lavori. Richiamo un altro proverbio, uto e toio strano quando poi. Merito non ha bisogno di menti eccelse provenienti da comuni vicinori che dettano regole e alleanze politiche e ancor di più dispensano studi sulla portata delle fiumare da esclusi dalla politica. Un altro proverbio dice: mente di cucciumare e non cugliadroni. Questo lo dicevano i nostri antichi. Comunque, ci avviamo alla conclusione. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Il buon sangue non mente, non mente mai. Ed i nostri sfidanti però mentono mentendo, sapendo di mentire. Il primo, il candidato a sindaco giovane, Carmelo Minniti, che dice di aver fatto la selezione dei candidati filtrando primi candidati e poi etica e moralità. Forse ha visto troppe volte Grande Fratello con le selezioni. All'amico Gianni Marino, a cui io sono stato sempre vicino per la sua associazione, l'associazione di cui è presidente, la Marino Onlus per l'autismo. Io più volte, a più riprese, ho sentito dire e sento dire: affidabile, affidabile, quant'altro, la famiglia, dignità, etica. Io, caro Gianni, ricordati che sei stato bocciato ben due volte. Prima dalle urne hai ottenuto solo 79 voti quando ti sei candidato, 30 a Brunella. E poi sei stato bocciato come componente del nucleo di valutazione, sei stato defenestrato. Quindi vacci piano con certa affermazione. Però in fondo, vedete, siamo anche noi, come loro, di un comune sentire. Le loro liste si chiamano una merito cambia e l'altra merito da cambiare. È giusto che sia così, merito cambia, merito da cambiare. Così loro le hanno chiamate le loro liste, perché evidentemente nel suo loro inconscio sperano che sia così. Noi diciamo e indichiamo una sola via maestra per il vero cambiamento di merito, non ce n'è altra. La strada maestra è quella di merito nel cuore, per una vera inversione, per essere vincenti. Non c'è altra strada, merito nel cuore. Chiudiamo, io vorrei ringraziarvi ad uno, siete tanti. Lo faremo, lo farò, lo faranno i componenti della squadra di merito nel cuore, lo faranno i nostri parenti, le nostre famiglie. Vi chiedo di starci accanto perché ne abbiamo bisogno, perché ha bisogno merito, perché hanno bisogno i nostri figli, hanno bisogno quelli che hanno qualche anno più di noi, perché forse hanno ancora più bisogno dei bambini. Auguriamo a tutti quanti un buon lavoro, prima a noi e poi ai nostri avversari, con la speranza di incontrare sul nostro cammino, sì, tanti avversari, ma avversari amici, corretti, non nemici da abbattere. Avversari, forse anche amici con cui tenere rapporti cordiali e corretti, non offensivi della persona, con cui fare serrati confronti, con l'auspicio che questi confronti andranno verso la retta via. Non scorrettezze e colpi bassi, noi non ne faremo. Oggi forse abbiamo risposto un po' troppo, ci ripromettiamo di non farlo se non saremo provocati. Ma se saremo provocati non sappiamo non rispondere, perché poi se non si risponde la gente forse pensa
che loro hanno ragione, ma prima uno deve sentire entrambe le campane. Per questo motivo noi oggi abbiamo detto qualcosina forse in più. Non è il nostro intendimento offendere alcuno, quindi se qualcuno si sente offeso noi chiediamo umilmente scusa. Non era nostro intendimento, non lo è stato, non lo sarà e non lo sarà mai. Noi non saremo mai capaci di fare colpe basse e ci auguriamo al contempo di non subirne ancora, e mi limito. Concludo sottolineando che noi la guerra non l'abbiamo mai voluta e non la vogliamo e non la faremo, ma se altri la fanno e continueranno a farla, noi non potremo e non rimarremo inermi. La guerra, come ogni guerra, avrà vincitori e vinti, ma anche i vincitori avranno le loro ferite, quindi, e le loro perdite, quindi va evitata, quindi un basso profilo. Ai nostri avversari, avversari ancora oggi e per sempre, avversari amici speriamo, e l'augurio che faccio di vero cuore a tutti quanti in questa campagna elettorale, sono stato il primo a dirlo, un messaggio però disatteso da altri. Facciamo un doppio augurio, signori. Il primo è di fare tante belle cose assieme a noi, naturalmente noi dai banchi della maggioranza e loro dai banchi della minoranza. Naturalmente tutti assieme, tutte cose che vanno nell'indirizzo collettivo del bene del Paese. E concludo con il secondo augurio. L'augurio che è solo per loro. E lo diciamo con certezza e presunzione questo. E lo diciamo a entrambe le liste. L'augurio è che facciamo a loro e di arrivare secondi. Naturalmente, dopo di noi. Dopo la lista medito nel cuore e a nome di tutti i componenti della lista, dei nostri sostenitori, delle nostre famiglie, io di vero cuore, credetemi, con tanta emozione, con quell'emozione che mi ha fatto tremare le mani nella presentazione di marzo e con quell'emozione che mi ha spezzato la voce oggi, all'inizio, che faccio un accorato appello a tutti voi e per il vostro tramite a tutti quelli che non ci sono, che volevano essere con noi: dateci una mano, sosteneteci, votate il 31 maggio Merito nel cuore, votate per la speranza e la rinascita di Merito. Grazie. Canonico Margiotta, ci sarà il prossimo comizio della lista Merito nel cuore. Stiamo anche programmando alcuni incontri con il Rione Pilati, Rione Pallica. Vi faremo sapere se seguiteci sulla nostra pagina Facebook. Grazie ancora della pazienza e dell'attenzione che avete riposto nei nostri confronti.